Prima di Natale è stato dimesso un paziente di 52 anni che aveva ricevuto in novembre un rene appunto prelevato da donatore a cuore fermo. Adesso entreremo nei dettagli, capiremo cosa vuol dire un prelievo da donatore a cuore fermo e com'era invece prima. Insomma, vediamo un po' l'evoluzione di questo, quantomeno per quanto riguarda noi e per quanto riguarda l'Italia, perché probabilmente all'estero i passaggi sono già avvenuti da tempo e sono anche abbastanza numerosi. Allora, davvero ringrazio davvero tantissimo il mio salotto, perché sono professionisti super impegnati, hanno trovato il tempo per essere qui con me, qui con noi. Quindi davvero grazie al dottor Stefano Baroni, anestesista e rianimatore dell'ospedale civile, grazie per essere qui. Grazie al professor Gianni Cappelli, direttore della nefrologia e dialisi, grazie. E grazie al professor Fabrizio Di Benedetto, direttore chirurgia oncologica, epatobilio, pancreatica, dico bene, chirurgia, trapianti, fegato del Policlinico. Grazie, già solo la vostra introduzione fa capire quanto siete importanti per tutti quanti noi. Partiamo, io non so, allora, può essere che abbia detto qualcosa di sbagliato, ho fatto questa piccola premessa. Cosa è successo nella nostra realtà modenese a livello di trapianti? Io ho detto appunto che c'è stato un primo trapianto, certo, a cuore fermo. Certo. Entriamo un po' nei dettagli. È successo che a livello italiano, diciamo, negli ultimi 2 o 3 anni è cambiata un po' la sensibilità nel prelievo degli organi. Fino a 2 o 3 anni fa si parlava solo di prelievi a cuore battente, cioè pazienti con dei grossi danni cerebrali che a un certo punto andavano in morte cerebrale, cioè il cervello smetteva di funzionare, quindi per la legge italiana erano pazienti che venivano dichiarati deceduti e a cui si poteva, previo ovviamente il consenso del paziente in vita o degli aventi diritto, prelevare gli organi. Quindi in questo caso, ecco, com'era, diciamo, occorreva com'era, una morte encefalica, con un cuore che batte, diciamo, ancora, esatto, com'è tuttora, okay. Ma com'era esclusivamente fino a 2 o 3 anni fa. Poi in Italia cosa è successo? È successo che si è iniziato a guardare anche all'estero e si è visto che in tanti stati, negli Stati Uniti, Francia, Inghilterra, eccetera, c'era un'altra modalità per il prelievo degli organi, ed era quello nel paziente a cuore fermo invece. Paziente dove il cuore si ferma, per cui il paziente decede, perché il cervello, dopo che il cuore rimane fermo, muore anche il cervello, e era possibile prelevare organi a questi pazienti e trapiantarli con successo. Quindi anche in Italia si è fatto uno studio e si è fatta una valutazione di cosa potevamo fare e si è visto che anche da noi era possibile fare questa cosa. Quindi si è iniziato a fare i primi prelievi di organi a cuore fermo. Ovviamente la legislazione italiana è un po' complicata ed è un po' diversa rispetto a quelle degli altri paesi. Noi abbiamo delle tempistiche in Italia molto più lunghe delle leggi degli altri paesi, quindi subito sembrava che fosse impossibile questa cosa, poi in realtà con i mezzi e gli strumenti che ci sono adesso è risultato invece assolutamente possibile. Ed è una cosa che abbiamo iniziato a fare anche a Modena nell'ultimo anno. Nell'ultimo anno abbiamo fatto un prelievo cuore fermo all'ospedale di Baggiovara, dove sono stati prelevati i reni, sono stati trapiantati con successo, e i colleghi del Policlinico dopo vi spiegheranno che hanno trapiantato organi che sono arrivati appunto anche da altri centri, sempre da paziente a cuore fermo. Quindi non solo il rene, capiamo, ma anche, esatto, altri organi. Mi sembra di capire che in questo caso, ecco, questo tipo di donazione richieda l'utilizzo di strumenti particolarmente all'avanguardia, sì, mi verrebbe da dire, insomma, sofisticati, sì, sicuramente. È un'organizzazione molto complicata, con degli strumenti estremamente complessi e costosi, che però portano a un incremento sostanziale dell'attività di prelievo, certo, di prelievo d'organi e del numero di organi prelevati. Lei fra l'altro è coordinatore proprio di questo programma, esatto, prelievo organi tessuti, ecco, insomma, quindi mi piaceva appunto sottolinearlo. Professor Cappelli, allora, direttore della nefrologia e dialisi, perché più che mai si entra proprio nel merito, in questo caso rene, no? Quindi insomma, certo, l'importanza appunto di questo organo. Ci racconti un po' anche chi era il paziente, insomma, come è avvenuto questo prelievo? Da tempo sostanzialmente stiamo spingendo perché questa possibilità sia offerta anche ai nostri pazienti. C'è sempre stata un'ottima collaborazione con i colleghi della rianimazione di Baggiovara e quindi si è approntato quelli che erano i protocolli operativi per la gestione di queste situazioni. E
e si sono acquisiti quelli che sono anche le attrezzature necessarie per il supporto sia per il donatore nella prima fase che nelle fasi successive, quelli che sono i supporti per, diciamo, una riperfusione degli organi prima del trapianto. Fatto questo e avute queste possibilità, a fine novembre abbiamo avuto la possibilità di utilizzare degli organi di un donatore proveniente dall'ospedale di Cesena in morte cardiaca, e i reni sono stati trapiantati a un nostro ricevente, un paziente della provincia di Modena, in dialisi da 10 anni, e quindi non aveva avuto in tutto questo tempo la possibilità di accedere a quello che è un trapianto tradizionale, quello di un paziente, certo, quindi in morte encefalica. L'intervento è andato molto bene, la ripresa è stata discretamente rapida. C'è da dire che questi reni che subiscono l'effetto della morte cardiaca si caratterizzano per una cosiddetta ritardata ripresa funzionale, quindi è prevedibile che immediatamente dopo il trapianto non ci sia una immediata ripresa del rene, ma sia necessario proseguire qualche trattamento dialitico, a volte per 1-2 settimane. Siamo stati discretamente fortunati, le cose sono andate discretamente bene, e diciamo che rispetto alla media di degenza di 15 giorni, in 20 giorni il paziente ha potuto essere dimesso col suo rene funzionante senza grosso problema. Credo abbia fatto 2 o 3 trattamenti nell'immediato post-trapianto e non di più, insomma, quindi le cose sono andate discretamente bene, stanno tuttora continuando ad andare bene. È bellissimo, posso dire, molto emozionante. Questo è veramente un cambiamento di vita per chi lo riceve, e quindi credo che questo sia il motivo per il quale dobbiamo cercare di fare, proprio come sanitari, il massimo per offrire questo tipo di possibilità. Ecco. Ecco, ha spiegato molto molto bene, anche perché insomma capiamo che se questa persona che era in dialisi da 10 anni, e chissà quante persone come questo paziente, forse deriva anche dal fatto che si deve un po' combattere questa, mi viene da dire, un po' cronica carenza di organi, che quindi comportano lunghi periodi di attesa. Mi sembra di capire, correggetemi se sbaglio, con questa tecnica vada, appunto, non dico a eliminarsi, ma a ridursi molto questa carenza di organi. Sì, va a compensare quello che è un problema. Le donazioni sono poche, i pazienti in lista sono tanti, il tempo medio di attesa è 3 anni, quindi bisogna in un qualche modo cercare di fare il possibile e utilizzare tutte le possibilità che ci sono. Abbiamo fatto la settimana scorsa il secondo trapianto da donatore a cuore non battente, e sono andati i nostri colleghi chirurghi vascolari a fare il prelievo presso la rianimazione di Parma. Anche questo trapianto sta andando benissimo, quindi sostanzialmente è una strada che speriamo rapidamente di proseguire. Certo. Insomma. Noi incrociamo le dita davvero, esatto, per voi. Se sì, posso permettermi di aggiungere, certo, una cosa, il professore parlava appunto della rianimazione di Cesena, Parma, l'abbiamo fatto anche noi, non è una procedura così facile però. Certo. In Italia a oggi 11 centri hanno fatto una donazione a cuore fermo. E ovviamente l'Emilia Romagna, in quanto sanità, è uno dei fari a livello italiano, quindi ben 3 centri siamo riusciti a utilizzare in Emilia Romagna per questo tipo di donazioni, ma in tutta Italia sono 11. Chiarissimo, no? Ha fatto bene a sottolineare anche questi dati che fanno. Sì, perché sembra che Cesena, Parma, in realtà siamo tra pochissimi centri italiani. Insomma, speriamo che aumentino però. Il nostro messaggio è anche un po' questo. Professor Di Benedetto, allora, direttore appunto chirurgia oncologica e patobilio appunto pancreatica, questa, passatemi il termine, insomma, tecnica, questa soluzione andrà sicuramente, abbiamo già visto, no? Perché c'era stato prima appunto un prelievo di fegato, a migliorare anche quella che può essere la situazione nel suo campo, quindi di oncologia. Sicuramente è una nuova frontiera che già da qualche anno noi siamo in grado di sfruttare. Ricordo che il fegato è un organo salvavita, per cui non c'è una macchina che in cronico riesca a sostituire le funzioni del fegato come per il rene, per cui per noi è una grande frontiera ed è fondamentale, come avete sentito, la preparazione del donatore.
L'Italia in termini, diciamo, legislativi è molto garantista, perché negli altri paesi europei i minuti sono 5 dalla cessazione delle macchine. L'Italia sul donatore prevede 20 minuti di assenza di gestione del donatore, per cui se in quei 20 minuti effettivamente il donatore non ha delle funzioni vitali è francamente purtroppo deceduto, e quindi si parte con tutto quello che avete sentito, con la preparazione del donatore. Dicevamo, il fegato è un organo salvavita, per questo noi siamo molto cauti con questa nuova tecnica. Abbiamo fatto due trapianti di fegato da questi donatori, uno è già andato a casa, un altro è il donatore di Parma, quindi è ancora in reparto. Come diceva il professor Cappelli, abbiamo preso il fegato, abbiamo prelevato e trapiantato al Policlinico, è uno dei due reni. Ha una caratteristica il fegato rispetto ai reni: è un organo molto delicato, come dicevamo, non ha la possibilità di essere sostituito in cronico con una macchina, quindi se si sbaglia l'indicazione il paziente sostanzialmente non ha possibilità di vita se non con un retrapianto urgente. Quindi la tecnologia è molto avanzata, ma diciamo che ad oggi i prelievi e trapianti eseguiti, i trapianti eseguiti in Italia sono di fegato 25, due sono stati fatti a Modena in Policlinico, e la caratteristica è che il fegato, una volta prelevato, viene attaccato a una macchina che in qualche modo ossigena il fegato e rigenera con una soluzione particolare, una soluzione di perfusione a una temperatura che varia dai 4 ai 7 gradi, e riossigena e rigenera il fegato, per cui lo mette nelle condizioni ottimali per avere una ripresa funzionale. La ripresa funzionale che ovviamente è caratterizzata dalla ripresa della funzionalità epatica e da quello che normalmente il fegato fa, e ripeto, è un programma molto all'avanguardia sia in Italia che in Europa, per cui noi stiamo lavorando insieme a Baggiovari, insieme alla nefrologia del Policlinico e a tutti quelli che si occupano di trapianti, per spingere molto questo genere di prelievo e trapianto, perché apre e soprattutto, come diceva bene lei prima, ci aiuta nell'accorciare le liste d'attesa. L'accorciare le liste d'attesa, che sia sotto il profilo di pazienti che hanno una malattia epatica tumorale, ma anche sotto il profilo dei pazienti che hanno una malattia cirrotica, quindi senza tumore ma una malattia terminale del fegato, ci aiuta molto a smaltire la lista d'attesa. È ovvio che i numeri ancora sono piccoli, ma noi prevediamo in un prossimo futuro di lavorare molto per cercare di aumentare questo pool di donatori e quindi di trapianti. Certo, chiarissimo, appunto, messo in evidenza fra l'altro molto bene anche le tempistiche, quindi diciamo che da noi in Italia, correggetemi se sbaglio, se dopo 20 minuti di, passatemi il termine, assenza, no, di battito cardiaco, si può appunto a questo punto stabilire il decesso, perché è inevitabile la necrosi encefalica, quindi in qualche modo anche la morte purtroppo da un punto di vista encefalico, quindi insomma già questo. Ecco, questo in Italia. All'estero mi sembra di capire che invece sia già più utilizzata questo tipo di prelievo e di conseguenza, sì, di donazione. È iniziato, a cuore fermo, sottolineo. È iniziato all'estero parecchi anni fa, però all'estero, appunto, come dicevo prima, c'è una legislazione decisamente diversa. Ci sono alcuni paesi dove bastano 3 minuti, certo, per dichiarare il decesso. Come spiegava appunto del paziente, professore, esatto, il alcuni altri pazienti 5 minuti, noi siamo i più garantisti al mondo, sì, e sono 20 minuti, quindi è per quello che per tanti anni, certo, si è considerato l'impossibilità di lasciare per 20 minuti gli organi non perfusi in attesa che venisse fatto l'elettrocardiogramma, e quindi si è considerato l'impossibilità del prelievo cuore fermo. Certo. Grazie alle nuove macchine, alle nuove tecnologie, si è riuscito invece a evitare e a riuscire a fare anche in Italia questo tipo di... Per dare un'idea, il primo trapianto in Italia di questo tipo è stato fatto nel 2007-2008 a Pavia. Dopodiché sono seguiti alcuni anni in cui sostanzialmente era un caso all'anno, quindi eravamo assolutamente in Europa in forte ritardo, e si pensava sostanzialmente, molti pensavano che i 20 minuti fossero assolutamente il limite per avere degli organi validi e trapiantabili. Poi nuove esperienze che sono state fatte e l'utilizzo
diffuso di queste macchine di riperfusione, hanno di queste modalità, quindi tecniche che supportano, hanno permesso di ottenere degli ottimi risultati. Tant'è vero che nei paesi dove si fanno molti di questi trapianti, certe volte un terzo della casistica di trapianto è legata al cuore non battente, si è dimostrato che la sopravvivenza dell'organo e del trapianto a distanza di anche di 5 anni è identica a quello del donatore in morte encefalica. Quindi i risultati sul lungo termine sono assolutamente validi, motivo certo. Per il quale è assolutamente da perseguire questo obiettivo. Però credo che in generale Modena si sta muovendo e si spera che riesca a ottenere dei risultati ancora migliori, però c'è un interesse un po' in tutta Italia, perché se guardiamo i numeri, in pratica dai 6 donatori di 3 anni fa siamo passati ai 14 di 2 anni fa e ai 32 dell'anno scorso, quindi assolutamente stiamo aumentando l'attività. Come al solito sono pochi centri che acquisiscono l'esperienza e danno questi numeri. Certo. Ecco, però è un'attività che sta iniziando con degli ottimi risultati, quindi credo che ne valga assolutamente la pena per i pazienti. Certo. Per evitargli sostanzialmente un lungo tempo di permanenza, per quanto mi riguarda, in dialisi, oppure certo. È sicuramente peggiore la situazione per chi è in attesa di un trapianto di fegato. Certo, ecco, abbiamo capito quindi che allora il paziente in questione, innanzitutto, tolto i primi tempi, è chiaro, dimenticherà la dialisi, quindi cioè, pensate alla meraviglia. Cioè, io chiedo scusa, ma anche voglio che arrivi a casa veramente questo messaggio che secondo me dovrebbe un po' così sollecitare, no? Certo. Portarci, no? A riflettere, insomma, eventualmente certo. Su varie scelte che poi ognuno di noi farà o non farà, insomma, si sentirà di fare o meno. Però insomma mi sembra di capire davvero una grande opportunità per tutti, e possiamo certo. Trovarci davvero tutti ad essere in quel momento bisognosi. Sembra retorica, però insomma. Abbiamo parlato di reni e di fegato. Si può estendere comunque anche ad altri organi? Sì. Si può estendere, sì, si può estendere anche al prelieve trapianto di polmone. L'intestino è un organo molto delicato, ancora non ci sono esperienze a livello internazionale, non sono riportati trapianti di intestino da questi donatori particolari, però il polmone sì, il fegato sì, i reni anche. Sì. È molto importante perché la decisione è veramente congiunta tra i familiari che decidono di donare e anche in un certo senso con il paziente che decide di ricevere quell'organo, ovviamente non insieme ma a latere, perché non si conosceranno mai, perché questo organo è trapiantato con un consenso particolare, perché è un organo, come abbiamo sentito, che ha grandi potenzialità, ma ovviamente non è lo standard. È un organo che ha le potenzialità di un organo standard, ma ancora i primi dati della letteratura ci confermano e ci esortano a fare questo genere di trapianto, però in realtà il trapianto si fa con un consenso dedicato. Un consenso dedicato che fa sì che il paziente non salti la lista d'attesa, ma può in qualche modo beneficiarsi di un pool di organi provenienti da questo tipo di donatori a cuore con morte cardiaca, e effettivamente avere qualche possibilità in più. È ovvio che, come dicevo, tecnicamente ci sono dei piccoli accorgimenti che poi si trasformano alla fine in grandi risultati, che sono quelli, come dicevamo prima, di tenere dei tempi di ischemia, quindi di tenere questo fegato, nella fattispecie una volta prelevato, con tempi molto corti di ischemia, quindi tempi corti fino ad arrivare al trapianto. Ci aiuta molto quella macchina di cui parlavo prima, che è una macchina che permette di recuperare quei 20 minuti di cuore fermo di cui parlavamo prima sul prelievo, e ci permette di aiutare il fegato, una volta poi trapiantato, nel ripartire con le sue funzioni vitali normali.
Questo è un grande risultato perché si è provato anche a fare questi pazienti, prelevare gli organi e trapiantarli direttamente senza farli passare su una macchina che permettesse la rigenerazione cellulare proprio dell'organo, e quindi questo ricondizionamento dell'organo, effettivamente i risultati non erano brillanti come questi. Quindi si apre uno scenario per i prossimi anni veramente molto molto importante. Ma quello che è importante secondo me fare passare alla comunità è il fatto che il donatore, quando diventa donatore in morte cardiaca, non ha più nessun'altra chance, neanche minima, di riprendere le sue funzioni vitali. Su questo quindi possiamo questo essere... Su questo, cioè questa è l'unica cosa di cui noi siamo effettivamente certi al 100%. Quel paziente che è un donatore non potrà mai più riprendere, anche se non fa il donatore ovviamente, anche se i familiari non esprimono la volontà di donare gli organi, quel paziente purtroppo morirà e non aiuterà delle altre persone, che in questo caso possono essere 2, 3 o 4, perché i reni sono 2, il fegato è 1, i polmoni sono 2, anche 5, ad avere una vita, come diceva lei, normale, quindi a sperare in un futuro di una persona come una persona normale. Certo, quindi insomma davvero questo è un messaggio importante, perché insomma fa capire che di fronte a questa morte cardiaca non c'è purtroppo possibilità di recupero, quindi insomma è molto evidente. Fra l'altro abbiamo visto anche delle immagini che secondo me, adesso purtroppo il tempo corre veloce, però insomma descrivevano e spiegavano bene anche quello appunto che voi stavate dicendo. Tra l'altro aggiungo pure quello che ci tengo... No, volevo finire il discorso che è giustissimo ed è forse il fulcro di questa, di questo tipo di donazione. La complessità della gestione del donatore e soprattutto dei parenti, dei vicini di questo donatore, che dovranno essere poi quelli che non si oppongono, comunque decidono per la donazione. I tempi in questi casi di donazione a cuore fermo sono molto, molto compressi. Cioè, se in una donazione a cuore battente, per far accettare la morte del congiunto e parlare di donazione, abbiamo almeno le 6 ore che la legge impone per l'osservazione di morte cerebrale, in questi pacienti, come dicevano entrambi i professori prima, abbiamo dei tempi di ischemia degli organi molto che dobbiamo compattare, perché se l'organo fa troppa ischemia diventa inutilizzabile. È necessario, anche per avere il consenso da parte dei congiunti del defunto, di avere dei tempi molto brevi. Certo. E non è mai facile dare la notizia della morte del congiunto e chiedere immediatamente anche la possibilità della donazione degli organi. Per questo dovrebbe aiutare molto il fatto di lasciare già in vita la volontà. Volevo proprio chiedere questo. Donare. Ecco. Perché se noi abbiamo già in vita la volontà di donare, possiamo permetterci di procedere a tutte quelle manovre che dobbiamo fare in questo tipo di donazione in maniera molto più veloce. Certo. In questo caso la persona, quindi i familiari hanno deciso lì, non avevano già deciso, erano delle persone, non c'era già stata una gentilezza squisita, di una correttezza squisita, in più hanno riportato quello che in vita perlomeno aveva detto il loro congiunto, detto che lui avrebbe sempre voluto donare, quindi valeva anche questa già dichiarazione verbale, puramente verbale. Però ripeto, se ci fosse una dichiarazione scritta, e questo invito chiunque a fare una dichiarazione scritta, adesso lo chiedono in quasi tutti i comuni, anche quando si rinnova la carta d'identità, è molto più Io la rinnovo fra 10 anni, però mi attiverò prima. Sì, io credo che l'iniziativa che si fa all'anagrafe in occasione del rinnovo delle carte d'identità o del rilascio per la prima volta della carta d'identità sia assolutamente importante, perché è stata decisiva per incrementare il numero delle dichiarazioni di positive alla donazione, e questo è assolutamente importante, giusto, sia per chi dona sia anche per i parenti o per i congiunti, che se vengono interrogati sanno già quella che era la posizione. Cioè, già il momento è tragico, esatto. Si trovano a dover fare delle scelte che magari appunto... Quindi non è simpatico, ma insomma in un qualche modo occorrerebbe pensarci prima, insomma. Certo, e in questo caso uno dovrebbe però specificare quale tipo di, scusate la domanda, voglio dire, momento di decesso, punto. Il momento del decesso, che sia un decesso a morte cardiaca, un decesso a morte encefalica, non importa. Non importa.
Siete stati l'importante è la volontà donativa. Certo. Fra l'altro, insomma, il vostro vedervi qua questa mattina con tutte le vostre appunto specializzazioni diverse fa capire anche quanto questo tipo di prelievo da donatore a cuore fermo metta davvero insieme un'equipe molto varia, forse mi viene da dire anche rispetto anche all'altro. Ma io credo che probabilmente è lui il più indicato per dire i gruppi che si trovano attorno a noi, tutte le varie specializzazioni insieme per poter fare. Quando si dice che c'è almeno un centinaio di persone che in quelle poche ore, forse delle volte si parla anche di pochi minuti, lavorano solo per quel tipo di lavoro, è penso uno dei lavori più complicati che si possa imbastire in un ospedale. Certo. Io se volete aggiungere volentieri, okay, sì, questo. Molto volentieri. Volevo solamente aggiungere che questa integrazione che c'è tra i due stabilimenti, Baggiovara e Policlinico, credo che effettivamente rispecchi il lavoro di cui parlava il dottor Baroni. Il lavoro di equipe, il lavoro di gruppo che si fa tra i professionisti, trapiantologi, nefrologi, epatologi e ovviamente i rianimatori, e come avete sentito il lavoro più pesante in questo genere di donazione è l'organizzazione veramente del prelievo. L'organizzazione del prelievo è un'organizzazione molto complessa, molto delicata. Noi che facciamo il trapianto eseguiamo delle tecniche leggermente diverse, ma devo veramente ringraziare i rianimatori di Baggiovara, oltre che del Policlinico, in questo caso Baggiovara, perché è un centro d'emergenza e urgenza e quindi afferiscono più pazienti per questo genere di donazioni, che effettivamente fanno un lavoro straordinario. Certo. Grazie mille, però io ho un'altra domanda, perché l'argomento è troppo interessante, troppo importante, forse vi scomoderò un'altra puntata se ne avrete voglia. E al volo però chiedevo questo, ma a questo punto può essere che la mia domanda sia formulata male, perdonatemi, io faccio ovviamente come si vede un altro mestiere, però da potenziale, io lo dico insomma, anche utente, no? Perché insomma, diciamo la verità, riguarda sempre un po' tutti noi, se riuscissimo a non metterci quel muro davanti, no? Fra noi e gli altri. Ma allora a questo punto chiunque purtroppo muore può diventare un potenziale donatore grazie a questo tipo di tecnica di prelievo? Ancora a meno abbiamo, che ovviamente ancora abbiamo non ci siano patologie. Un limite di età. Se durante la morte encefalica non esistono più limiti di età, quindi si valuta solo diciamo l'età dell'organo, si fanno studi sull'organo e si valuta. Sul cuore fermo abbiamo un limite di 65 anni per adesso di età. Per ora. Chiarissimo. Poi in futuro potrebbe anche essere. Però solo l'età. Però in questo momento è chiaro che non ci siano patologie. Certo, sul problema del cuore non battente. Mentre in morte encefalica non c'è un limite di età e noi accettiamo reni anche da donatori ottantenni. Di cui prima del trapianto valutiamo l'idoneità o non l'idoneità e decidiamo, quindi ci sono delle possibilità anche per questi reni, quindi sostanzialmente l'importante è dichiarare la volontà di donare, dopodiché si vedrà. Siete stati chiarissimi, molto, posso dire anche molto sensibili, perché insomma non è facile affrontare certi temi, io immagino. Sembrerà anche questo molto banale, quante volte voi tutti i giorni, insomma molto spesso quantomeno, vi troviate in situazioni insomma davvero umane complicate. Quindi davvero grazie per quello che fate, grazie davvero.